Nuovo appuntamento con Tra le righe, incontro con l'autore. Anche questa settimana vi porteremo alla scoperta di un libro. Quello che vi presentiamo quest'oggi si intitola La grandezza della parola, meraviglie e potenza della comunicazione umana. Questo libro è edito da Effatà Editrice ed è firmato da Ezio Aceti e Stefania Cagliani, che abbiamo in collegamento Skype con noi. Ciao Stefania, benvenuta. Ciao a tutti, grazie. Allora, tu sei psicologa, consulente, formatrice da oltre 15 anni, ti occupi di educazione di bambini e genitori in quanto coordinatrice di centri per l'infanzia. Allora, hai scritto con Sì. Ezio Aceti questo libro, appunto intitolato La grandezza della parola. Mi piace, in copertina c'è una mongolfiera, quindi proprio ad indicare. Come dire, non è forse il mezzo più comodo per viaggiare, ma insomma, con un po' di fantasia si può fare. Qual è il viaggio di questo libro, Stefania? I viaggi sono tanti all'interno di questo libro, perché c'è intanto un viaggio all'interno del tempo, perché il libro indaga un po' l'origine della parola, da quando nasce nella mente del bambino e poi sulle labbra di questo bambino, poi si sviluppa e si generalizza. Però il libro va anche nel viaggio in uno spazio, la mongolfiera, insomma, sale e si guarda dall'alto, no? Perché questo libro vorrebbe andare anche in profondità circa il significato più profondo della parola, quali corde intime tocca all'interno dell'essere umano, cosa provoca dentro di noi, da quali fonti attinge, cosa esprime anche consapevolmente e inconsapevolmente di noi stessi. E poi mi permetto di dire che c'è anche un viaggio nella dimensione della relazione, perché intende un po' rivelare come la parola permetta l'intrecciarsi di rapporti in modo disfunzionale quando è aggressiva e prepotente, ma anche in modo molto positivo quando sostiene la crescita, quando rivela all'altro chi è, aiuta a fare chiarezza. E questa dimensione della relazione la spingerei nel viaggio anche nella relazione con Dio, perché la parola diventa parola con la P maiuscola. Quel logos che dà ragione alla nostra stessa vita, quel verbo, ecco, senza il quale la nostra vita non ha significato e non regge, proprio come in una frase, insomma. E allora, soffermiamoci su alcuni aspetti che trattate anche nel libro. Lo dicevi, diciamo, in questa prima introduzione, ci sono le parole quelle aggressive. Ecco, che cosa si intende per parola aggressiva e poi soprattutto come combatterla? Certo, la parola aggressiva è quella parola che denigra l'altro, lo umilia, magari con toni volgari, dispregiativi, lo calunnia. È una parola simile, crea un vuoto nell'altro, un senso di annichilimento, una forte solitudine, anche una distanza. Quando ad esempio una persona fa solo chiacchiere o dice delle falsità sull'altro, in qualche modo lo ferisce. Mi permetto di dire che in questa nostra società il linguaggio sembra essere diventato, il linguaggio volgare sembra essere diventato un po' normale. Ecco, c'è un modo di fare, di dire volgare, per essere alla moda, per essere liberi, per essere indipendenti. Proviamo a pensare alla parolaccia, no? Che è un'espressione altamente volgare. Eppure è normale sentirla nei discorsi tra gli amici, o alla televisione, nei libri anche, o nelle canzoni degli autori, persino nei dibattiti politici la parolaccia è comune. Ecco, come combattere questa aggressività della parola? Beh, potremmo denunciarla, no? A voce alta. Chi ne fa uso? Soprattutto quando si tratta di personaggi pubblici, personaggi che i bambini ascoltano, imitano. Perché la parola volgare riempie le bocche di tanti, svuota il cuore di tutti quelli che l'ascoltano. Quindi, quando sentiamo una parolaccia, dovremmo anche poter dire che la cosa non è ben detta, che qualcosa non va per il verso giusto, senza magari sorridere o stare zitti.
E io penso proprio che sia una via quella del dirlo, del dichiararlo. E se siamo genitori, facciamo davanti ai figli, se siamo figli, facciamo di fronte ai genitori, così che si possa arrivare a riappropriarsi un po', no, della parola, perché restiamo convinti che una parola gentile, detta anche con pacatezza, però smuova più che una parola urlata, detta con disprezzo. La parola è uno dei tratti distintivi del nostro essere umano e quindi se parliamo male, esprimiamo male la nostra umanità. È proprio così, quindi c'è la parola appunto, quella aggressiva, quella cattiva che bisogna, come dicevi tu stessa, denunciare, che bisogna combattere, poi Sì. c'è la parola positiva, le parole di sostegno, di tenerezza, di conforto, che mai come forse in questo momento storico sono d'aiuto. Ecco, un altro aspetto della parola, le parole quelle belle. Sì, noi sappiamo che la bellezza sta dove sta la verità e dove sta la bontà, per cui le parole vere sono quelle anche che fanno bene, che sono anche quelle più giuste, questo è indubbio. E sono le parole che dicono una relazione di bene fondata sull'amore, e anche quando non si è d'accordo con l'altro, perché non necessariamente dobbiamo essere accondiscendenti, ma sempre veri, una parola vera è una parola che sa anche esprimersi bene, con cura, con delicatezza, con pacatezza, perché non vuole umiliare. La vuole sempre incoraggiare, vuole che l'altra persona tiri fuori il meglio di sé. La parola in fondo rivela all'altro quello che l'altro è già, ma ancora magari non riesce ad esprimerlo. Posso dire davvero in tanti anni anche di consulenza, di terapia, una parola di stima, una parola di vicinanza. Aiuta a comprendere che non si è soli quando le cose sono difficili da affrontare. È una parola anche allegra o gioiosa, no? Che ci permette di capire che condividere una gioia ci fa sentire anche più pieni di quella gioia. E in questo periodo storico, come dicevi tu, sicuramente la parola può aiutare, non può esserci la vicinanza fisica, la carezza del corpo, ma sicuramente una tenerezza della parola sì. E non dobbiamo cadere nell'errore di credere che una parola tenera sia la parola solo per i bambini piccoli, oppure sia per gli sdolcinati, o sia per le cose frivole. È vero il contrario, perché noi cresciamo sui sì, noi cresciamo sulle parole d'amore, sulle parole di bene. Io lo vedo, no? Lo sperimento, che una crescita sana di ogni bambino si fonda su delle parole che sono di incoraggiamento, che sono di sostegno, che sono la base di una buona relazione, ma anche tra amici, una relazione di coppia, una relazione affettiva, ma dico anche di buon vicinato sul pianerottolo di casa, no? Una parola che restituisca all'altro la sua dignità, la sua bellezza di essere persona. Ecco, parole simili non fanno bene soltanto a chi le riceve, ma io sperimento che fanno bene molto anche a chi le esprime, perché ci si sente vicini, capaci di voler bene, anche forti nel coraggio. Per cui rinforzerei un po' questa modalità di parlarsi, che non è una parola buttata via. Tante volte anche si sente dire, non gliele dico queste cose perché tanto le sa già. Poi quando andiamo a riflettere sul fatto che vorremmo sentircele dire, anche se le sappiamo dire, le sappiamo già, allora proprio perché sono vere, continuiamo a dire la verità. Mi sembra un buon sistema di usare la parola questa. È proprio così. E poi veniamo alla parola, quella con la P maiuscola, da cui nascono tutte quante le altre parole, come dicevi tu, la parola il logos, il verbo. Sì, la riflessione è un po' questa, no? Anche nella nostra analisi grammaticale e logica, no? Delle frasi, delle proposizioni, qual è la parola fondamentale? Qual è quella parola che regge, dà significato a tutta la proposizione? Il verbo. Senza il verbo la frase non sta in piedi. Ecco, è centrale il fatto che San Paolo usi la parola verbo, quello con la V maiuscola, per riferirsi a Cristo. Il verbo con la V maiuscola è il logos. Cioè la ragione, l'archè, l'origine di tutte le cose, ciò da cui tutto ha origine e che è fondamento di tutto. Ecco, questo verbo è Cristo. E Cristo è più della semplice parola, perché è una parola vissuta, pienamente realizzata,
Questa parola che è Cristo è Dio incarnato. E da questa parola di Dio, Cristo, si generano poi tutte le altre parole. Mi viene questa immagine che noi siamo un po' ad essere chiamati dei postini che portano in giro con la nostra vita questa parola di Dio. Perché la parola di Dio non è che si rinchiude in un intimistico giochetto personale, no? Tutto dentro di me, come se fosse un segreto, come se fosse una parola rivelata a pochi, una parola per pochi eletti che soli capiscono, che porta soltanto alcuni ad una comprensione della divinità. No, 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 no. Questa parola di Dio è una parola per tutti, che se ne va in giro per il mondo in modo assolutamente libero, in modo generativo, anche ora, anche ora. Quindi questa è una forza che ha la nostra parola nel momento in cui diventa testimonianza di una parola che è fondata su Cristo. Sì. Stefania, davvero ti ringrazio, no? Davvero per la chiarezza e per l'empatia. Si vede che la comunicazione fa parte del tuo essere, non è solo una questione di professione, fa parte proprio del tuo essere. Quindi davvero un libro, diciamo ecco, di poche pagine, circa 80, che però è molto Sì, 80 efficace, pagine. è rivolto davvero agli addetti ai lavori, ma anche ai genitori, ai catechisti, agli insegnanti, a chiunque voglia sapere qualcosa in più della comunicazione. Viviamo, e non dico una cosa scontata, in un'epoca in cui comunicare è la cosa più facile del mondo perché abbiamo a disposizione mille strumenti, però una comunicazione efficace, forse perché abbiamo proprio troppi strumenti, diventa difficile. Quindi bisogna imparare quest'arte. La grandezza della parola, meraviglia e potenza della comunicazione umana di Ezio Aceti e Stefania Cagliani, che ringrazio di cuore per essere stata con noi. Il libro è Fatà Editrice, anzi ringraziamo anche chi si occupa della casa editrice e dell'ufficio stampa che ci propone sempre queste chicche davvero molto interessanti. Grazie ancora Stefania, a presto. Grazie a voi, grazie a voi.